100 Notizie Brindisi, un cordiale saluto ed una buona domenica ai nostri telespettatori. Benvenuti a questa edizione della Telegiornale che apriamo con un aggiornamento relativo alla situazione vaccini anti-Covid a livello provinciale. Proseguono infatti le vaccinazioni. Entro oggi si dovrebbe chiudere il cerchio che riguarda i maturandi. Sentiamo. Proseguono le vaccinazioni anti-covid in provincia di Brindisi. Venerdì sono state somministrate oltre 4.700 dosi. Nel frattempo proseguono anche le vaccinazioni per i maturandi. Ieri in calendario nel centro di Bozzano 370 vaccinazioni dei ragazzi dell'Istituto Ferraris de Marco Valzani e del liceo scientifico Fermi Monticelli di Brindisi. Questa mattina invece a Francavilla Fontana l'ultimo appuntamento. Saranno vaccinati 114 ragazzi dell'Istituto Tecnico Economico Calò per un totale di circa 3.500 somministrazioni per ragazzi delle superiori. Sull'argomento ascoltiamo il direttore del SISP di Brindisi Stefano Termite. Sono circa 3.500, quelli che hanno concluso con la prima dose. E quindi, questo non è altro che l'inizio di un percorso di immunizzazione di tutti gli altri minori anche. Per cui, eh, domani stesso, noi iniziamo presso il Perrino di Brindisi, presso la pediatria del Perrino e la pediatria del Camerlingo di Francavilla-Fontana, la vaccinazione degli estremamente vulnerabili che afferiscono al, al, alle pediatrie come rete di patologie e quindi circa 100 bambini, ragazzi, domani dai 12 anni in su saranno vaccinati e insieme anche a, ai loro genitori, sul fronte dei ricoveri invece, nell'ospedale Perino di Brindisi ci sono 12 pazienti in malattie infettive, 14 in pneumologia, 10 in medicina interna, 5 in rianimazione. I post-covid infine ospitano 6 pazienti a mesagne, 1 a Ceglie Messapica, 2 a Cisternino. Restiamo sul tema per parlare di un libro con alcune indicazioni per affrontare proprio la pandemia da Covid-19. L'iniziativa Porta la firma dell'Ordine degli Infermieri di Brindisi. Il lavoro sarà presentato martedì 8 giugno nella sede della ASL di via Napoli, alla presenza dei vertici dell'azienda sanitaria. La sicurezza e la salute degli infermieri e degli operatori sanitari nei luoghi di lavoro emergenza pandemia Covid è il titolo del libro dell'ordine delle professioni infermieristiche di Brindisi che sarà presentato martedì 8 giugno alle 16 nella sala conferenza della Asla di Brindisi in via Napoli. Si tratta di una guida inedita per fronteggiare la pandemia nata ed arricchita dalle esperienze professionali maturate sul campo rivolta a tutti gli operatori sanitari. Un manuale pratico e di facile utilizzo sulle ...volte a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Il libro, insomma, è una vera e propria guida pronta all'uso. Presenta situazioni reali, problematiche concrete... ...con le quali ci si trova a confronto nell'agire professionale quotidiano. All'evento parteciperà il direttore generale dell'Asla di Brindisi, Giuseppe Pasqualone... ...assieme ai vertici dell'azienda sanitaria. Il pomeriggio successivo, 9 giugno, a partire dalle 15... ...sarà invece donata una copia del volume a ciascun coordinatore infermieristico della provincia nonché ad ogni responsabile delle strutture sanitarie private per rendere capillare sul territorio questo prontuario. La cronaca brindisi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato due donne senza fissa dimora per furto. Nel pomeriggio del 4 giugno le due signore dopo aver forzato l'ingresso dell'abitazione di una 52enne del posto hanno rubato alcuni monili in oro. Sono state sorprese dal proprietario dell'appartamento il quale ha chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato le due donne. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita al proprietario le due signore, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono state invece rimesse in libertà. SNAM ed opere di urbanizzazione a Torre Rossa: dopo l'attacco della consigliere regionale Fabiano Amati all'amministrazione comunale di Brindisi, l'intervento del movimento NOTAP SNAM. Sentiamo. Come movimento No Tap Snam della provincia di Brindisi non possiamo fare altro che sorridere per le ultime uscite del consigliere regionale Fabiano Amati dal momento che è riuscito finanche a portare Tap e Snam in audizione nella commissione programmazione bilancio finanze e tributi del consiglio regionale pugliese convocata, manco a dirlo, dal presidente della commissione, lui in persona. Dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Fabiano Amati che ha puntato il dito contro l'amministrazione comunale di Brindisi che ha detto no alle opere di urbanizzazione a Torre Rossa pagate da Snam sull'argomento interviene dunque in questi termini il movimento No Tap non ci stupisce più aggiungono per quella sua attenzione ossessiva che ha nei confronti di Tap e Snam perché ormai è chiaro che vorrebbe sfruttare la situazione mettendo in piedi una sorta di mutuo soccorso fra lui Tap e Snam che da una parte vede in prospettiva l'alleggerimento della posizione di Tap nel processo a suo carico per le malefatte in quel di San Foca e di Snam per quanto Riguarda invece il grave danno ambientale che ha fatto a Tuturano in località Torre Rossa in cambio di una elemosina gentilmente concessa da TAP e SNAM al territorio pugliese affinché lui poi ne possa trarre personali vantaggi ai fini del consenso elettorale. È chiaro che TAP e SNAM proseguono dal movimento, non potevano declinare l'invito istituzionale per ovvi motivi facilmente intuibili. Molto verosimilmente i 30 milioni di euro, aggiungono ancora dal movimento, saranno una tantum e se spalmati sui territori sarebbero minuzzoli insignificanti per cui facciamo fatica ad immaginare se davvero queste somme dello stesso valore di un piatto di lenticchie scaldato siano davvero efficaci rispetto alle importanti ambizioni di rilanciare i territori, puntando, come dicono loro, su decarbonizzazione, sviluppo dell'idrogeno, mobilità sostenibile, efficientamento energetico e ricerca. Nella quartiere Paradiso è stata realizzata una bellissima area sportiva con un percorso campestre di un chilometro, a darne notizia su Facebook il sindaco Riccardo Rossi. Oggi in occasione della giornata dello sport, continua il primo cittadino, si è tenuta la prima edizione della Corsa Campestre Città di Brindisi, una festa di sport in un luogo che crediamo possa divenire un punto di riferimento per i tanti amatori e le scuole per la loro attività sportiva. Un grande ringraziamento. Concludo del sindaco Rossi alle associazioni sportive protagoniste di questo bellissimo progetto. Come cambiare le esigenze dei viaggiatori a causa del Covid se ne parlerà nel corso di un workshop eh, online che è stato organizzato dalla Camera di Commercio e da Confesercenti Brindisi. Appuntamento nei prossimi giorni. Sentiamo. Turismo futuro e questo è il titolo del workshop online patrocinato dalla Camera di Commercio di Brindisi e dalla Confesercenti di Brindisi. Un doppio appuntamento che si svolgerà gratuitamente il 10 e il 17 giugno con inizio lavori alle ore 10. Si rivolge agli stakeholders della pubblica amministrazione, ad enti e associazioni del territorio che intendano valorizzare la propria strategia di marketing territoriale con l'ausilio di strumenti innovativi e best practice. L'iniziativa a cui parteciperà anche Francesco De Carlo, vicepresidente nazionale e presidente regionale a Sotel, vuole alimentare un dibattito partecipato in cui condividere la forma mentis e gli strumenti necessari per attrarre il nuovo viaggiatore, profondamente cambiato dopo oltre un anno di emergenza sanitaria, ed accogliere il cambiamento in atto nel comparto turistico che da un lato sta vedendo l'affermazione e la crescita di nuovi trend e dall'altro ha visto una progressiva riduzione della domanda fino all'azzeramento dei flussi. Verso le nostre città nei mesi invernali e la conseguente chiusura di molte attività. In ciascuna tappa interverrà un ospite che relazionerà per competenza in merito al tema trattato. Il 10 giugno interverrà Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Turismo, Innovazione dei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano, che presenterà i dati relativi alla crescita del turismo interno di prossimità e di nuovi trends turistici post-COVID. Nella seconda tappa invece. Il 17 giugno, Nicola Petruso, imprenditore titolare di Lido Nettuno a Torre Calderina, interverrà su nuove modalità del fare e del concepire il turismo. In particolare sulla figura del nuovo viaggiatore sempre più alla ricerca di esperienze e di una vacanza sostenibile. Lunedì mattina riaprirà il reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Dopo una serie di interventi di risistemazione attesi da tempo, sull'argomento. Interviene il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Bruno che scrive i lavori hanno riguardato in particolare la realizzazione della pavimentazione in linoleum, la pitturazione delle pareti, la realizzazione di una postazione in medicheria in open space, l'installazione di nuove porte e nuovi infissi. Le pareti sono state rivestite con teli di linoleum in due degenze da utilizzare per pazienti da tenere sotto osservazione. Realizzata anche una degenza di servizio per i diversamente abili. Ancora sono interventi di cui un reparto così importante, commenta Bruno, è tanto delicato, aveva assoluto bisogno sia per le esigenze del personale medico e infermieristico che per quelle dell'utenza. Personalmente, assicura, continuerò ad impegnarmi in sede regionale su questo solco per migliorare il nostro ospedale, per renderlo il più vicino, completo ed efficiente possibile. Ringrazio la direzione generale dell'ASLA di Brindisi e la direzione sanitaria dell'ospedale di Francavilla Fontana conclude sempre attente e puntuali a migliorare il servizio sanitario pur tra tante difficoltà. Allora invece ci spostiamo ad Ostuni per uno spot che è stato realizzato con l'obiettivo di lanciare la località turistica della città bianca. Il titolo è Ostuni, bellezza, realizzato per promuovere appunto le peculiarità del territorio. E Ostuni Bellezza e questo è il titolo del video che il comune ha realizzato per promuovere il proprio territorio in vista della stagione turistica 2021. Nel lavoro scorrono le immagini della città, della costa e della campagna ostunese. Abbiamo voluto realizzare questo video, scrive il sindaco Guglielmo Cavallo, per ribadire quanto sia ancora vera la frase la bellezza salverà il mondo. In questa fase di ripresa mettiamo in vetrina tutte le straordinarie risorse del nostro territorio e invitiamo tutti a sorprendersi con la bellezza di Ostuni. La clip vede la partecipazione di alcuni ragazzi della città bianca. Insieme alle immagini si ascolta una voce che in inglese racconta la bellezza di Ostuni. La bellezza è negli occhi di chi guarda, la bellezza è in tutte le cose, la bellezza è nel cielo, la bellezza è nell'acqua mai così blu. Ora ci spostiamo invece a Fasano per parlare della giornata mondiale dell'ambiente perché per l'occasione l'amministrazione comunale ha consegnato nelle mani delle associazioni che se ne prenderanno cura l'area dell'oasi botanica della selva. Nuovi cespugli ed essenze arboree, interventi di potatura via tutte le erbacce, ripristino della cartellonistica e aia, sistemazione del cancello d'accesso ai trulli e ancora riparazione di porte e finestre, sistemazione del bagno. Un'altra area di Selva di Fasano tornerà a vivere. È quella dell'Oasi Botanica che rifiorirà in tutta la sua bellezza grazie al progetto di recupero proposto dalle associazioni in sinergia con l'amministrazione comunale. Ieri pomeriggio in coincidenza con la giornata mondiale per l'ambiente. L'area di proprietà del comune fra Contrada San Donato e la strada delle Gritore è stata formalmente consegnata alle associazioni Comitato Festa San Donato Pro Selva Cooperativa Serapia, Gruppo Gesci Fasano e Comitato Festa della Dolorata Marianna Lavarra che hanno sottoscritto il progetto di recupero e che si occuperanno di concretizzarlo. Un'altra porzione eh, del territorio di Fasano tornerà a splendere e soprattutto ad essere vissuta dalle famiglie più giovani di Chiam il sindaco Francesco Zaccaria. È dovere di ciascuno di noi prendersi cura delle bellezze del territorio, proteggerle, valorizzarle, ciascuno nel rispetto e nella operatività dei propri ruoli. D'ora in poi gli interventi di manutenzione saranno costanti in modo tale da impedire che si torni al degrado in cui l'area si trova per vent'anni di incuria e disinteresse. Si è concluso venerdì 4 giugno il percorso formativo organizzato dalla FIN, sezione salvamento, per l'abilitazione di nuove figure professionali a tutela della sicurezza balneare. Ce ne parla Andrea Contaldi. Formate nuove figure professionali a tutela della sicurezza balneare. Si è concluso infatti venerdì 4 giugno con i relativi esami finali di idoneità e abilitazione davanti alla commissione nominata dal comando della Capitaneria di Porto di Brindisi un importante percorso formativo organizzato dal fiduciario della Federazione Italiana Nuoto, Sezione Salvamento Giuseppe Spinelli, per l'ottenimento del brevetto MIP di assistente bagnanti fin. L'iter si è strutturato in un primo e proprio teorico percorso per l'acquisizione dell'abilitazione per uso piscina beneficiando dell'organizzazione della Scuola Nuoto Federale SD Delfinia, società leader nel salvamento agonistico pugliese e della logistica offerta dalla piscina Bozzano con ASD sottosopra, realtà acquatica da sempre presente nel panorama sportivo bridesino. Una sinergia di forze ed esperienze, quindi, che quest'anno si è esplicata nella collaborazione con Hemingway Beach, che grazie alla disponibilità del suo staff, coordinato sapientemente da Massimo Gonnella, ha reso possibile far svolgere le lezioni pratiche e l'esame finale presso la propria struttura. I corsisti, risultati tutti doni, hanno messo in pratica le competenze acquisite in materia di conduzione dell'imbarcazione da salvataggio, uso degli ausili, lezioni di meteorologia, ordinanze balnearie, simulazioni di intervento in mare. Giuseppe Spinelli, durante il del corso, ha potuto beneficiare della stretta e importante collaborazione del suo collega e fiduciario della stessa sezione, Giuseppe Diodicibus, e dell'operatività degli allenatori di Salvamento, Simone Minghetti e Ilaria Cassiano. L'intero percorso è esempio di ripartenza e ripresa sia per i protagonisti, sia per l'intero movimento formativo e didattico del settore salvamento provinciale della Federazione Italiana Nuoto. Il calcio, 90 minuti di fuoco per continuare a sperare oggi in Serie D di scena. Casarano Brindisi per saperne di più subito in collegamento telefonico con Andrea Contaldi. A te Andrea, buongiorno. Grazie Anna, gara fondamentale per il... Oggi a Casarano per vincere e rimanere padrone del proprio destino, in cerca poi eventualmente anche del successo nell'ultima gara di campionato in casa con il Portici, in caso di sei punti in due gare il Brindisi sarebbe matematicamente salvo, in caso contrario dovrebbe sperare in risultati positivi arrivati dagli altri campi, dalle dirette concorrenti alla lotta salvezza. Mister Cazzarò torna in panchina dopo due turni di squalifica, avrà delle assenze importanti perché mancherà la Cirignola che ha fatto benissimo nella trasferta di Pozzoli, mancherà siciliano. Che non ha recuperato dal problema di natura muscolare. Mancherà anche Faccini che non si è allenato in settimana. Saranno sostituiti dunque da Pizzolato Dario con una difesa inedita composta da Pane Bianco e appunto il giovane calciatore Dario. In attacco ci sarà evacuo dal primo minuto con Calemme a supporto. Saremo in diretta dalle 15.50 con Fabrizio Caglianiello e Francesco Friuli per seguire anche la lotta al vertice di questo girone H, ma soprattutto per sentire anche i risultati dagli altri campi che saranno fondamentali, soprattutto per capire il destino del Brindisi in caso di mancata vittoria ovviamente sarà tutto da vedere, da visualizzare al triplice fischio della gara del Capozza che seguiremo come sempre in diretta e in esclusiva per il momento è tutto, la linea può tornare a te Anna Grazie Andrea, buon lavoro. Prima di concludere, uno sguardo velocemente al bollettino di oggi, 6 giugno. Su 4.699 test effettuati, 139 sono risultati positivi a livello eh, regionale per quanto riguarda ovviamente il Covid-19. 25 di questi in provincia di Brindisi, che non conta alcun decesso sui tre registrati a livello regionale. Con questo veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, ha curato la parte tecnica Alessandro Cole Grazie per essere stati con noi, la linea adesso può ritornare a Taranto, arrivederci e buon proseguimento di serata.